Chi è Fiammetta? Fiammetta è una maestra fiorentina, una ragazza di pochi mezzi, come avrebbe detto Muriel Spark, che somiglia un po' alla maestrina della Penna Rossa, un po' appunto a Miss Broody, protagonista degli anni fulgenti di Miss Broody di Muriel Spark. È una maestra che ha delle idee montessoriane sull'insegnamento e delle idee protofemministe riguardo alla condizione della donna. Però ad un certo punto deve fare i conti con la passione. Si innamora di un poeta catanese, lo sposa, arriva in Sicilia e viene travolta da un sistema di vita completamente diverso da quello che lei cercava. E soprattutto scopre che suo marito non è il compagno delle sue battaglie che lei aveva immaginato e dunque viene travolta da una successiva passione sulla quale non dico niente. È una storia ambientata alla fine dell'Ottocento, però diciamo che può essere tranquillamente adattata ai nostri giorni, oppure no? Io credo che tutte le storie che parlano di passioni sono trasferibili in qualsiasi tempo e in qualsiasi spazio, perché la natura umana non cambia. E per me l'Ottocento è semplicemente una cornice che mi dà la possibilità di usare la lingua italiana nel suo splendore, diciamo, perché io amo molto la lingua italiana. E ci sono parole della lingua italiana che nell'Ottocento stanno benissimo e che oggi non potrei più usare. Quindi per il momento mi piace questa ricerca linguistica, mi diverto molto a raccontare gli usi, i costumi, mi diverto a raccontare gli abiti, le carrozze, i ricevimenti, ma non è detto che il prossimo libro sia sempre ambientato nell'Ottocento. La location è Vittoria, è un ritorno a Vittoria. Un ritorno per me piacevolissimo perché Vittoria mi ha accolta con caposcirocco, con un calore incredibile perché ero un esordiente, nessuno mi conosceva e quando venni qui 3 anni fa avevo una sala straripante di persone e un grande calore umano. Quindi quando è uscito questo libro io ho avvisato subito, ma lei lo sapeva già naturalmente, Francesca Ropiano lo sapeva già dal copertinaio che stavo per uscire. E ho espresso il mio desiderio di tornare, desiderio che ha incontrato anche il desiderio di Francesca, perché lei era molto contenta di riavermi, perché ci sono librai che sono librai speciali, sono librai che fanno il loro lavoro e che non vendono i libri come se vendessero un altro genere merceologico, ma vendono i libri perché li amano, perché conoscono i libri. Francesca appartiene a questa categoria, tant'è vero che in un mio articolo su Repubblica, sui librai virtuosi di Sicilia, avevo parlato anche di questa bellissima libreria, della quale conosco la storia come libraia proprio di Francesca, e quindi per me è un ritorno che è una specie di abbraccio, ecco.